grazie, troppo buono. Mettiti comodo. Ah, che bello, che bello. Senti, oddio, mi ha messo pure, quello ero io. Eccomi qua. Alle 4 capita che uno... Alle 4 dice a Fiorello, dice alle 4, alle 4, alle 4, però pensavano pure che lo dicessi anch'io, perché poi era passato talmente tanto questa cosa dei 4. Però una volta mi ha telefonato davvero alle 4, quindi vedi che alla fine... Senti, tu hai fatto una valanga di cinema e di fiction. Sì. Quanti attori non sapevano dire sul set? Dillo tu. Dove vivevate? Ma guarda che ancora adesso mi capita, io a volte... Quello è un cult, eh? Eh sì, perché io ci pensavo quando ho cominciato questo mestiere, magari una cosa difficilissima veniva benissimo, poi una cosa semplicissima mi puntavo proprio su quello. Io mi ricordo un attore poverino che doveva dire venite con me di là, e invece diceva in ufficia, venite con me in ufficia. Tutti che si guardavano, dice, ma che vuol dire in ufficio? Questo non si rendeva conto che lo diceva, quindi l'emozione fa delle cose terrificanti. Io ancora adesso mi impunto ogni tanto, però gliela intorto, come si dice a Roma. Gliela incarti. Gliela incarta un pochetto e non se ne accorge. Comunque consigliamo a tutti quanti, se siete un po' giù di morale, se avete la luna storta, sì, se siete scesi dal letto col piede destro anziché quello sinistro o viceversa, andate, cercatevi su RaiPlay o anche su Google, sì, signora Patterson, dove vivevate, sì, e il buon umore è assicurato. Con l'occasione ricordo ai gentili amici della televisione che io avrei anche cose nuove da proporre, perché ancora non sono mica morto, perché mi mandano gli speciali, come se fossi morto. Ha voglia, quanto si è fatto il film di Veltroni, adesso ci arriviamo. Tra l'altro è un vigile mica da ridere, un carabiniere. Ho fatto un carabiniere nel film di Walter Veltroni, che veramente sono fiero di averlo fatto, perché è divertentissimo, è un po' sordiano. E poi Walter mi ha proposto questa coppia con Giovannino Benincasa, che è un attore televisivo famosissimo, che però ci contraddistingue questa differenza di altezza. Diventa un articolo, sì. Il... E che io non ci ho mai creduto alle differenze d'altezza per far ridere le cose, le diversità. Invece in questo caso noi siamo funziona una bella cosa. Funziona alla grande, l'ho visto. Andate a vedere il film perché è veramente molto bello. Ma bella parliamo favola. Di te. Parliamo di me, certo. Parliamo delle cose che non hai mai voluto dire, forse avendonde. Liberati, insomma, ecco. Sì, così non lavoro proprio più. Che basterebbero un paio. Arrivederci a Fiertortola, grazie di essere venuto. Per il momento me le tengo, però per la vecchiaia me le tengo da parte, perché ho visto che molti grandi vecchi, insomma, soprattutto chi fa il mio mestiere, si sono messi da parte tutta una serie di cose, gli hanno sparato tutto all'ultimo momento, cioè mo fate come vi pare, io intanto l'ho detto. Ce l'ho qualcuna. Torniamo a quell'immaginario diario segreto di cui mi hai parlato poco fa dietro le quinte, di quando eri bambino e scrivevi caro Babbo Natale. Sì. Caro Babbo Natale, io volevo sempre la bicicletta, perché già mi immaginavo che da grande io non ci sarei potuto andare in bicicletta, perché fanno tutte così. Io non c'entro, la bicicletta per me sembra sempre che vado sul triciclo. Sono andato, tu lo sai perché sono appassionato, una volta ti ho chiesto anche l'indirizzo, dico sì, fammi biciclette su misura, pure quelle su misura devo fare, ma te pare che... Quindi la bicicletta non te la poteva portare. Io sono andato, volevo fare il subacqueo, sono andato al corso di subacqueo e dice ma dove va, lei tocca. Hanno preso. Okay. Al corso di tutto non vanno preso. E quindi eri un bambino triste, perché non potevi fare niente. Ma sai, l'altezza è una cosa che o la sai tramutare a tuo favore, altrimenti diventa un bel problema. Perché, anche perché tu immagina uno che deve rispondere 150.000 volte al giorno che non gioca a pallacanestro, an estraneo. Tu hai scelto pallacanestro? No! Cioè, lei gioca a pallacanestro? No. Gioca a pallavolo? No. A che gioca? Io a che gioca? Niente, lei a che gioca? Scusi, io niente, perché devo giocare per forza qualche cosa? Peccato non aver fatto il liceo con te o aver preso la laurea con te in architettura, perché ci sarebbe stato da divertirsi, immagino, le interpezioni. Ma non sanno come metro di misura, mi facevano stande per terra perché faceva 2 metri per 2, mettiamo tortola per terra e misuriamo così, no? Senza contare, guarda, ne parlavamo da Fazio ieri sera. Io ho a casa l'album dei ricordi con tutta una serie di fotografie che ha la testa tagliata. Certo. Che so mai come sono vestito quel giorno, perché sto da dietro. Tu puoi vedere, dici, come ero vestito al matrimonio di mia cugina? Ah, vedi che portavo... io mica lo so, sto da dietro. Non so mai come sono vestito. Potresti andarci anche aiutando allora. Sì. Pianoforte, canto, Max Tortola, multitasking. Vediamo... Sì. Come te la sei cavata con alcuni cantanti, Elisa Silvestrin. Addirittura. Che ogni la faccio, eh.
Baldini, sentiamo un po'. Sentiamo un po' che allora, sì. Svolgimento, aspetto sì. Il sabato sera che i miei genitori escono per andare a cena fuori. Sì. Finalmente sono solo in casa e... che fai? Che fa? E che fai? Ma cosa? Ma per quello è sciupato. Ma Carimbalo, ma che dice? Per punizione domani lo porti a memoria la poesia mia, forse. Per punizione, la sua poesia? Sì, sì. A memoria, eh? A memoria. Allora, non c'ho bene. Allora, dunque, allora... il sor Camille, un mappa cagato, un mappa. Un mappa? Scrivi. Ma che è sta roba? Che gnavo, ho detto gnavo. A memoria vedo ma che razza di poesia a me la dico, Professore, sei gentile, lo perdoni, sei gentile, lo perdoni. Te picciate, te picciate, mi pare più. Forza, fuori tutti, mi pare. Ma che fuori tutti? Fuori tutti. Non può, Carimbalo. Perché? Non ha suonato la campanella. Beh, faccio io. Ma no, siamo tutti fuori. Bravo. Andiamo. Allora, oh, tutto adesso. E no, no, uno o due milioni delle tournée, ci se far trapiare. Bravo a fare tutto, però Max Tortora, io non sono nessuno, però è un grande attore. Grazie, ed è veramente buono. Bravo. Detto questo, però, sì. Poi hai questo filone delle imitazioni che sono qualcosa di fantastico. Quando è? Come guarda così? No, io mi diverto perché le imitazioni. Ma adesso ce ne sarebbero tanti nuovi da fare. Sì, però meglio stare, vabbè. Teniamo famiglia. C'è sì. Un momento in cui hai capito che quelle cose ti venivano particolarmente bene. Chi è che ti ha incoraggiato e detto vai? Ah no, no, tutto da solo ho fatto io. Dai. Se aspetto qualcuno che mi incoraggia, faccio tutto da solo. Me lo devo sentire addosso che sì. La cosa può andare. Per esempio adesso io noto che per quanto uno si sforzi di inventare, fa, la realtà supera ampiamente la fantasia. Quindi basta che stai a casa, ti guardi un po' di televisione, e diciamo, vedi che sta succede. E vai, perché te lavorano per te. Capito? Ci sarebbero i personaggi da fare. Ma... Tipo chi? Ma piano da chef, stavo ti a cucinare da mattina alla sera. Basta piano tu a casa, faccio.